Io questa sera sto avendo la fortuna di incontrare voci ricche di fascino, perché per la Scarlett Johansson praticamente. Eh sì, Scarlett Johansson è stata un'attrice che ho avuto la fortuna di doppiare, quindi bella lei, un po' meno. Come ci si rapporta poi con l'immagine di questi personaggi quando si sta dall'altro lato? Le giro, cuffia, microfono e battuta. Ci si, come diceva prima anche Emanuela, si cerca di entrare il più possibile in sintonia con loro. Noi doppiatori in qualche modo dobbiamo cercare di copiare un lavoro che è già stato fatto, no? Quindi basta seguire, se poi gli attori sono bravi come nel caso della Johansson è facile, però certo è un lavoro molto veloce perché arriviamo, leggio, microfono, l'attrice e vai. E vai e mettiamo tutto quello, le nostre emozioni, tutto quello che insomma, sentiamo. Però io sono particolarmente contento di avere la possibilità di parlare con te, anche perché ci sono due cose molto simpatiche quest'anno del premio Tonino Accolla, che è dedicato all'arte di essere donna. Essere donna, beh insomma, fino a là ci sono. Ma c'è lo spazio per una meraviglia che è il mondo dei cartoni animati, il doppiaggio nei cartoni animati. Il doppiaggio nei cartoni animati, io ne ho doppiati tantissimi di cartoni animati. Ho iniziato, io faccio questo mestiere da tanti anni, avevo 5 anni quando ho iniziato, e uno dei primi cartoni animati importanti che ho fatto fu Il Re Leone. Facevo un'ala, quindi è stato uno dei primi Disney che ho doppiato, per me è stata un'emozione grandissima. E poi ho doppiato tantissimi manga, tantissimi dalle Super Kick, da Full Metal Panic, da Excel Saga. Ed è un mondo meraviglioso, fatto di ragazzi fantastici. Io ho la fortuna di presentare un premio a Roma che è Romix, ed è il Gran Galà del doppiaggio, che è in una fiera del fumetto dove si parla principalmente di cartoni animati. Io scopro ogni anno un mondo fantastico. Poi lì puoi giocare, e la cosa bella è che tu, se fai in una giornata tanti cartoni animati, puoi fare dal supereroe, poi da quello un po' più nerd, poi fai un albero, poi fai un animale, fai qualunque cosa, ed è molto divertente. E allora, cara Perla, oramai siamo in confidenza, tengo figlia che guarda le Winx, no. Senti qualche responsabilità in questo? Spero di non essere la causa di niente, soprattutto di padre e figlia. Lo so, le Winx sono una grande eredità che mi porto dietro. Anch'io ho un bambino di 6 anni che si guarda le Winx. Mamma, sei tu? E infatti mi fa, io l'altra volta gli ho chiesto, gli ho fatto: amore, ma perché guardi le Winx? E lui carinamente mi ha fatto: mamma, perché ci sei tu? Stella. Io faccio Stella. Le cose belle vanno con le cose belle.